Ciao a tutti, io sono il re delle patenti. In questi video ho racchiuso tutti i contenuti inerenti alla patente B, spiegati in maniera facile, chiara e con un po' di sprint. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato ed essere aiutato per le lezioni teoriche e pratiche, clicca mi piace e iscriviti al canale. Buona lezione! Oggi faremo insieme la classificazione delle patenti, quindi una cosa difficilissima. Preparatevi perché dovete stare molto molto attenti. Prima di cominciare questa lezione, mi raccomando, fate un passo indietro e andate a vedervi il video destinato alla classificazione dei veicoli. Perché se non sapete le varie classificazioni dei veicoli e che cosa sono le varie tipologie dei veicoli, imparare le patenti è veramente difficile, perché sono tutte nozioni di diritto e vanno imparate a memoria. E se non ricordate i nomi e non avete bene in mente le varie tipologie dei veicoli, siete nella merda più assoluta. Perciò mi raccomando, prima fate un passo indietro e guardatevi il video della classificazione dei veicoli. Ora partiamo con la lezione di oggi. Prima regola assoluta: guidare un veicolo senza la corrispondente patente è considerato un reato. Quindi per poter guidare un veicolo dovete avere la sua corretta patente. Adesso vediamo insieme tutte le tipologie e la classificazione delle patenti. Partiremo dalla più piccolina fino ad arrivare alla più grande e state molto molto attenti perché dovete capire il ragionamento che c'è dietro. Iniziamo! La prima patente che vediamo adesso è la patente AM. Le cose che dovete ricordare benissimo, che troverete all'interno dei quiz inerenti per la patente B, sono quelle che io andrò a scrivere alla lavagna, perciò mi raccomando, prendete appunti e state molto attenti. Prima regola: la patente M si può conseguire a 14 anni, ma non consente di guidare determinate tipologie di veicoli in tutti i paesi della Comunità Europea, quindi dipende, in Italia a 14 anni, negli altri dipende dove andate. La seconda cosa che dovete imparare benissimo è che mi consente di guidare i ciclomotori, che possono avere due o tre ruote, e i quadricicli leggeri. Questi sono i due veicoli che si possono condurre con la patente AM e queste sono le nozioni necessarie che troverete all'interno dei vostri quiz. Perciò ora affinate bene la memoria e imparate benissimo queste cose qua. Se non sapete cos'è un ciclomotore o non sapete cos'è un quadriciclo leggero, mi raccomando, andate a vedere il video inerente alla classificazione dei veicoli. La seconda categoria di patente che andremo a vedere si chiama patente A1. E le cose che dovete imparare benissimo sono che la patente A1 si può conseguire a 16 anni, include la patente AM. Che cosa vuol dire? Che con la patente A1 posso guidare tutti i veicoli che potevo condurre con la patente AM. E in più mi permette di condurre i motocicli fino a 125 centimetri cubi. Ora state attenti, tutto il resto non lo scrivo perché all'interno dei vostri quiz ci saranno scritti anche le potenze di questi veicoli, ma ricordatevi che quella è scritta in maniera corretta. La cosa basilare che dovete ricordare è fino a 125 centimetri cubi. Se c'è scritto così, tutto il resto è scritto in maniera corretta. L'altra cosa che vi permette di condurre sono le macchine agricole, che hanno però, ricordatevi bene, i limiti di sagoma e di massa concessi per i motoveicoli. Anche lì, se non sapete cos'è un motoveicolo, andatevi a vedere, mi raccomando, il capitolo prima, cioè la classificazione dei veicoli. L'ultima cosa che mi permette di condurre sono i tricicli con potenza massima a 15 kilowatt. Queste cose che ho segnato sono le cose che troverete nei quiz, perciò raga,
da imparare a memoria. La terza tipologia di patente che vediamo si chiama patente A2. Questa tipologia di patente si può conseguire a 18 anni, include la patente AM e la patente A1. Cosa vuol dire? Che tutti i veicoli che potevo condurre con la patente AM e la patente A1 posso condurli attraverso la patente A2. Poi, cosa importantissima, mi permette di guidare motocicli. Chi non sa cos'è un motociclo? La moto grande, quella di Valentino Rossi. Con potenza al massimo fino a 35 kW. Quello che c'è scritto dopo, rapporto, peso, potenza, eccetera, eccetera, lasciatelo stare, nel quiz è scritto in maniera corretta. Ricordatevi che questa è la cosa basilare. Se c'è già scritto così, vuol dire che è vera. State attenti, eh? Poi, posso guidare le macchine agricole sempre che rientrano nei limiti di sagoma e di massa per i motoveicoli e i tricicli, sempre fino a 15 kW. Per quanto riguarda la patente A2, ricordatevi bene che il titolare che conduce un veicolo con la patente A2 può trasportare un passeggero solo se nella carta di circolazione del veicolo è concesso il posto per due passeggeri. La quarta tipologia di patente che vediamo adesso è la patente A. Ora, ascoltate bene, eh? La patente A si può conseguire in due modi. Il primo modo è con accesso diretto, cioè devo avere 24 anni. Oppure posso conseguirla con accesso graduale, possiamo chiamarlo indiretto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io a 18 anni conseguo la patente A2, dopo 2 anni di utilizzo lo Stato mi permette di conseguire già la patente A a 20 anni, quindi dopo 2 anni dal conseguimento della patente 2, io posso conseguire la patente A. Ricordatevelo bene, eh? Adesso dobbiamo capire che cosa ci permette di guidare. Ci è concesso utilizzare tutti i tipi di motociclo, tutte le tipologie delle moto, ok? Le macchine agricole, sempre che rientrano nei limiti di sagoma o di massa di un motoveicolo, e i tricicli. Adesso però state molto attenti. Con la patente A posso guidare un triciclo che ha una potenza anche maggiore. Con potenza, diciamo così, maggiore a 15 kW, ma solo se ho almeno 21 anni e solo sul territorio nazionale italiano. Adesso iniziamo a vedere la parte più difficile della classificazione delle patenti, quindi attenzione. Partiamo da una piccola cosa per arrivare a un'enorme cosa difficile. Patente B1. Si consegue a 16 anni e mi consente di guidare i quadricicli non leggeri
Tipo, facciamo un esempio, il quad. Patente B. Quella che la maggior parte di voi stanno conseguendo. Prima regola. Si consegue a 18 benedetti anni. La patente B include la patente AM, B1, ma anche la patente A1. Ma qui dobbiamo farci un piccolo asterisco. Perciò, con la patente B posso condurre i veicoli che potevo condurre con la patente M, i veicoli che posso condurre con la patente B1 e anche quelli della patente A1. Ma qua solo in Italia, cioè sul territorio nazionale italiano. Ricordatevelo, eh? Quindi, questo dove voglio, questo dove voglio, questo solo in Italia. Posso condurre anche i tricicli superiori a 15 kW, ma, facciamolo qua, solo se ho 21 anni e solo in Italia. Ricordatevelo benissimo. Continuiamo, ho dovuto cancellare perché non ci stavo. Posso condurre tutti i tipi di quadriciclo. Posso condurre le macchine agricole, anche quelle eccezionali. Cosa vuol dire? Che superano i limiti di sagoma di massa previsti, ok, per tutti i veicoli che posso condurre con la patente B. E le macchine operatrici. Ora, la macchina agricola, quella che lavora nei campi, quello che noi chiamiamo trattore, ma si chiama macchina agricola, la macchina operatrice è quella che lavora all'interno della strada. Facciamo un esempio banale che trovate anche nei quiz, la macchina sgombraneve. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e iscriviti al canale.